Certo, sì, ringraziamo innanzitutto anche questo intervento della consigliera perché ci permette di spiegare una volta per tutte bene come stanno le cose. 21 anni fa, anzi quasi 22, il volontariato ha promosso in collaborazione con l'amministrazione comunale di allora la costituzione di una biblioteca per bambini che allora non esisteva. E da allora, sempre insieme all'amministrazione comunale, sono state messe le basi per quella che è l'attuale biblioteca comunale. Biblioteca comunale che adesso è gestita direttamente dall'amministrazione comunale con un impiegato e il ruolo del volontariato è soltanto limitato però molto importante nella promozione nelle scuole della lettura con bambini dai 3 anni in poi. La delibera riguarda l'obbligo da parte del comune per legge della copertura assicurativa dei volontari che vi operano. Ma io direi che qui c'è un valore aggiunto, nel senso che i volontari si formano e partecipano, è un valore aggiunto che si dà alla biblioteca proprio per la partecipazione di persone che volontariamente con la propria passione mettono a disposizione della comunità le proprie capacità. Il ruolo del volontariato non è vero che è anticostituzionale, visto che c'è l'articolo 118 che prevede nella Costituzione l'aiuto, il principio di sussidiarietà, cioè di aiuto a tutti gli enti pubblici per promuovere la crescita culturale del territorio.